Rossoneri amici di YouTube. Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. È il mio giorno preferito, che sarebbe quale? Quale sarebbe, per chi mi conosce? Quale sarebbe il mio giorno preferito? Il giovedì, il giovedì, il giovedì è il mio giorno preferito. E vi spiego anche perché, amici. Perché siamo stanchi, già siete stanchi, perché io comunque sempre qua lavoro anche il weekend. Siete stanchi, intravedete il traguardo che ormai è lì. Stasera siete stanchi, dico ma esco, non esco, esco, non esco, esco, non esco. Esco, vaffanculo, perché tanto comunque domani è venerdì, si sa benissimo che si fanno le mezze giornate. E quindi, indi per cui, stasera tutti si esce. Non mi dite cagate che siete a casa stasera, perché è il giorno che tutti uscite. Ecco, che giovedì è il giorno più bello della settimana. Allora, ragazzuoli miei, da dove iniziamo? Iniziamo un po' che non vi fate ingannare dal titolo, perché è una cagata ovviamente, perché qualcuno mi ha scritto addirittura su Instagram, mi ha scritto: Ale, secondo te Messi, che è lotta di collisione col Barcellona, verrà al Milan? Allora, potrebbe arrivare anche Gesù Bambino e Nostro Signore, che Messi al Milan col fair play finanziario non può venire. Cioè, quindi mettetevelo in testa che questa cagata qua, perché tanto lo prendiamo a zero. Arnaldo ha detto che prenderà il miglior giocatore. Sono tutte puttanate, sono, ragazzi. Non ci facciamo mettere in testa delle cose, delle cagate, perché i giornali magari adesso scriveranno una cagata del genere. Magari Arnaud interessato a Messi, che aveva sentito che in un'intervista aveva detto: prenderei non Allegri ma il miglior allenatore al mondo se dovesse venire al Milan. Prendere il miglior allenatore, il miglior giocatore al mondo. Messi guadagna. Opa la la, dai cazzarola, poi continua a cadere. Antonio, devo trovare il modo per appiccicare bene il tuo stendardo. Continua a cadere, porca miseria. Antonio Nava, devo trovare il modo per appiccicare. Vedi, a sentire la cagata di Messi, cade anche lo stendardo, porca miseria. Vabbè. Comunque, il mio amico Antonio Nava che mi ha regalato. Guarda che bella. Ragazzi, questo qua è lo spettacolo, questo qua è magnifico. Il dolce l'ho quasi finito, l'ho mangiato praticamente tutto io. Infatti sono un po' sovrappeso, perché era la pignolata, è una bomba. Comunque, tra un po' ricade, sento già lo scotch che sta tirando. Comunque, vabbè. Quindi non vi fate cose che adesso sicuramente, perché mi avete scritto in tanti su Instagram, hai sentito di Messi che è zero, dai che lo prenderanno sicuramente. Noi abbiamo il fair play, ragazzi, non avete ancora capito che io i nomi che ho fatto ieri, di quelli che è un sogno che ho, ma però comunque quelli che potremmo prendere sono Bakayoko, sono Matic, Milner potremmo prendere e forse un altro paio di quelli che ho detto, ma i giocatori che pigliano 10-12 milioni, il fair play naturalmente non è soltanto per i soldi che spendi per prendere un giocatore, sono anche l'ingaggio che gli dai. Stanno tagliando tutti gli ingaggi perché siamo nella merda per colpa ancora di Mirabelli e Fassone, per quelle follie che hanno fatto 2 anni fa. No! Vedi, parli di Mirabelli e Fassone, sembra una magia, cade anche il tamburello, cazzo. Vabbè, cade anche il tamburello, vedi, ma Mirabelli e Fassone qua... dai, dopo ti metto a posto. E cazzo, crolla tutto proprio, addirittura anche il tamburello è venuto giù, vabbè. Vedete. E quindi non vi fate accecare. Poi un'altra cosa, qualcuno mi ha scritto: vendi creme, addirittura Rasta, vendi creme. No, la mia cremina qua è un favore che faccio, non vendo proprio niente. È un favore che faccio un amico, fra l'altro me la metto anche stamattina, che mi ha portato così gentile da regalarmi un set di creme fra Sprite e tutto per mia moglie e tutto quanto, il mio amico Donato. Ok, io dico, questa crema qua è buona, ma non è che le vendo. Se qualcuno sarebbe forse interessato, io do il contatto alla persona, ma io ci guadagno un euro. È un coso che faccio io, perché sono una persona riconoscente verso chi si comporta bene con me, una persona che è arrivata da Cuneo, per darmi la crema, ma non vendo nulla, non vendo creme. No, il Rasta non vende creme. Un ragazzo mi ha chiesto il numero di questo ragazzo, gli ho dato il contatto. Lui l'azienda, se vuole la crema, per me il prodotto è buonissimo. Me lo metto ogni mattina che mi sento splendere, ma io non vendo un cazzo. Ok, l'unica cosa che venderò adesso saranno le prossime magliette mie, non quelle degli altri. Quelle degli altri faccio un favore a livello personale. Poi volevo parlare di un'altra cosa. Innanzitutto, poi andate a vedervi l'intervista che ho fatto, se vi fa piacere ovviamente, con Salvatore Neroblu 98. Praticamente ho fatto l'intervista già con un cugino, e adesso inizierà e arriverà quella anche con Sergio Sarungieri, ovviamente, che quella sarà molto prepotente. Molto prepotente con mio amico Sergio. Poi volevo dire un'altra cosa. Allora, il video che ho fatto ieri sera, ok, che ho parlato di Juric. Allora,
Naturalmente, se voi mi dite prendi Allegri o Spalletti, è normale che Razza ti dice uno dei due fra Allegri e Spalletti. Ho detto il titolo magari è ingannato, prendi Juric. Per me Juric è veramente un grandissimo allenatore, a mio modo di vedere, come mi piace tantissimo De Zerbi. Se le cose non cambiano, che non possiamo andare a spendere dei soldi per un allenatore che vuole tanto, se dovete tenere un profilo basso, io sto cazzo di Pioli non lo voglio più vedere l'anno prossimo. A me piacerebbe uno come Juric, se dovete tenere un profilo basso. Se le cose dovessero cambiare, che possiamo alzare il nostro standard, è normale ragazzi che prenderei Spalletti o prenderei Allegri, è una roba normale. Per me Juric diventerà un grande allenatore e lo è già, a mio modo di vedere. Poi un'altra cosa che mi ha dato fastidio, è qua casca l'asino. Allora, io non voglio leccare il culo ad Alfredo, a Totti Alfredo, ok? Però io sinceramente, io con Alfredo mi sono affezionato dopo che era successo quel siparietto che abbiamo avuto, che gli avevo dato dell'imbecille ingiustamente, che poi non avevo detto sei un imbecille, avevo detto come un imbecille. Che mi aveva risposto in privato, mi aveva risposto qua sotto in una maniera molto signorile, cosa che io non avrei fatto se ero lui, perché mi conoscete, che sapete che sono sanguigno e sarei stato molto più pesante di quello che mi ha scritto lui. E poi in privato anche mi ha dato un messaggio che veramente mi aveva colpito, mi ero affezionato, infatti avevo fatto subito un messaggio di scuse, perché mi aveva, come si dice, mi aveva colpito la signorilità di questo ragazzo qua, che è uno che non parla mai male di nessuno. Siamo nella settimana del derby, quindi dobbiamo essere tutti uniti. E qua sotto qualche utente, che scusate ragazzi ma non mi è piaciuto quello che mi avete scritto, da quando senti Total Fred e cosa ora? Total Fred c'ha le sue idee e io ho le mie idee. Vi faccio un esempio, di Suso io non è che ho cambiato idea perché Total ha fatto un bellissimo video su Suso perché era il suo pupillo e allora io devo cambiare idea perché cosa? Io Suso gli ho detto, guarda, gli ho mandato un messaggio e tu gli ho detto, Alfredo, guarda, non sono d'accordo con Suso, però complimenti per il video, che il video veramente era commovente, era veramente bello, era. Però grazie al cielo che se n'è andato via Suso, lo dico anche a Alfred, meno male che se n'è andato via, anche se il tuo pupillo mi dispiace, ma meno male. Su Benasser eravamo in disaccordo, lui pensa che è un fenomeno, io tuttora penso sì, che adesso sta diventando un ottimo giocatore, ma non è ancora un fenomeno. Lui ha le sue idee, io ho le mie, ma perché dobbiamo comunque sotto qua sotto parlare male comunque di una persona dove che non ha mai rotto cazzo a nessuno, che a parte che comunque quello che è quello, l'utente praticamente più seguito del Milan su YouTube. Perché bisogna parlare male di una persona che innanzitutto è un bravo ragazzo e tutto? Ognuno ha le sue idee, ragazzi. Ma basta in questa settimana del derby che dobbiamo essere tutti uniti, magari cercare di mettere zizzani e tutto quanto, parlare male di un'altra persona, perché non è, secondo me non è una cosa giusta. Non è una cosa giusta. Poi mi direte, anche se te sei il primo che parla di Pellegatti, ma Pellegatti per me non è uno YouTuber. Capito? Per me è un personaggio pubblico, che è una cosa differente, ok? È un personaggio pubblico Pellegatti, che è una cosa completamente differente. E di Suma è la stessa roba, per me non è uno YouTuber, è un personaggio pubblico. Sono due cose completamente differenti. Fra un ragazzo che fa i video, comunque, e ci mettiamo sempre la faccia, ok? Da una persona che va in tele, comunque sia, prende anche comunque il suo ritorno abbastanza molto più elevato del nostro economico, tutto quanto, Allora mi sono permesso molte volte di parlare, ma non di parlare anche a volte anche male. Però comunque la settimana del derby vi chiedo per favore, stiamo tutti uniti. Non parliamo male di altre persone qua sotto che comunque fanno benissimo anche il loro lavoro, ok? Poi tutti abbiamo la nostra idea, ragazzi. Rispettiamo l'idea di tutti quanti, ok? E niente, comunque questa la Lazio ieri fermata dal Verona, da un Verona strepitoso, da un Verona bellissimo veramente. Io ogni volta che il Verona fa risultato, so che fra milanisti e veronesi loro ci odiano noi, però io comunque avendo il bar naturalmente, qua vengono qua e naturalmente c'è il mio ritorno anche economico con loro perché non qua consumano, poi quando comunque portano a casa il risultato si fermano anche a bere, quindi consumano ancora di più, sono felice di vederli felici comunque perché sono i miei clienti comunque, ormai mi sono anche affezionato molto, sono stati anche i miei amici, ok? Comunque il Verona quest'anno è una bellissima realtà ragazzi, una bellissima realtà veramente, corrono come dei pazzi, sono umili, hanno fame. Dietro non si passa, c'è cioè veramente Rarami, Danilovic e Kumbulla anche che arriva dalla primavera, minchia dietro non si passa, Silvestri il portiere che l'anno scorso faceva una cappella sì un giorno, la cappellata l'altro giorno, quest'anno minchia, oh, ragazzi, ha alzato la saracinesca, non passa nessuno, anche lì ha fatto due parate ragazzi, ha fatto due cazzo di parate veramente, che Silvestri è diventato fortissimo. In Italia di portieri buoni ne abbiamo tanti, Cragno, Silvestri, Gollini, Meret, l'altro aspetta, Musso che è forte, Godinese che è fortissimo. Quando mi dite Donnarumma, se va via Gigio, se va via Gigio, se mi arriva quest'anno, perché questo qua l'anno prossimo non rinnova, ma arrivano anche purtroppo, ahimè, avevo detto 100 e passa milioni, ma se questo qua l'anno prossimo non rinnova e me ne arrivano 60, è normale
che io quest'anno Gigio lo do via. Cosa devo fare? Lo perdono al prossimo a zero per la gioia del suo procuratore? Ma credo proprio di no. Ragazzi, ormai quest'anno non è più l'anno scorso, quest'anno bisogna comunque andare a vedere Gigio, se questo qua non rinnova, l'anno prossimo lo perdiamo a zero. Cioè, quindi se arriva un'offerta anche di 50-60 milioni, purtroppo, ahimè, anche se avevo detto che per me ne vale molti di più, quest'anno purtroppo lo devi via, ma non per colpa nostra, per colpa del suo procuratore del cazzo che c'ha. Allora, pagina Instagram, alex.restelli-84, continuiamo a iscriverci al canale YouTube, siamo già a 21.700. Ma come lo vuoi fare, amo, che sto facendo il video? Cioè, arriva mia moglie, arriva, capito? Io sto facendo il video con i miei ragazzi. Arriva mia moglie e ordina dentro il banco perché mia moglie gli piace il mio caffè, giusto? Con la cremina, col cacao, ed è professionista, il Rasta. Ragazzi, ci sentiamo dopo per il video del pomeriggio. Ciao a tutti.